ciao, come state? Bene, grazie. Alla grande. Come vi chiamate? Samuele. BJ, in arte Alessandro. O era al contrario? Non mi ricordo più. Voi fate rap? Sì. Sì, così dicono. Come si chiama il progetto che portate in giro? Allora, il progetto che stiamo portando in giro... Gelocidio. Esatto, il nostro ultimo disco che si chiama Gelocidio, presto fuori. Quando avete incominciato a fare rap? All'incirca una decina d'anni fa. Anch'io, siamo coetanei, siamo entrambi abbastanza vecchi, quindi una decina di anni fa. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Io sono cresciuto con i pezzi dei Sottotono, o comunque quel background lì. Vabbè, uno ce l'abbiamo qua stasera, che è Bassi Maestro, DJ Sciocca, e come attitudine è rap, quelle del Fomento, tutta la vita. Cosa vi spinge a far musica? Bella domanda. Perché è importante, nel senso è importante comunicare un messaggio alle altre persone. Boh, per me invece è un po' il mio mondo dove mi ci perdo, dove ogni sabato sera so che siamo qua a far festa, a suonare, a cantare, a divertirci. Che c'è di meglio? È importante per voi il testo, il messaggio delle canzoni? È la cosa più importante quella. Esatto, è la cosa fondamentale. Comunque deve essere, vabbè, un 50-50 con la strumentale comunque. Non deve essere mai che o la strumentale o il testo si superino a vicenda, ma deve essere un 50-50 di base. Sì, una cosa alla pari. Sì. E di cosa trattano? Dipende dal pezzo. Esatto. A seconda di cosa... tutto. Da, non so, dal fatto che un pezzo l'abbiamo fatto perché entrambi comunque ci spacchiamo il culo di lavoro, veniamo ancora qua a suonare e comunque la musica la prendiamo con lo stesso impegno di un lavoro. Quindi ci mettiamo la stessa fotta che a lavorare. Lo suono battezzato, il risultato ad ogni canta coppizzato, il diaframma non si è spezzato e quando entro sopra il tempo tu stai attento all'attentato. Boom, poche fiamme dentro la trincea, tu non dureresti una giornata intera. Io resto fatto un po' come una volta, tu parlami della svolta e ti racconto un'odissea. Sono sveglio dalle 6, non mi stacco a mezzogiorno, poi mi guardo e dico che da quanto tempo che non dormo. Non ho manco più la voglia di stare a guardarmi intorno, però frate già ti informo che sul palco io ti porto. La furia che c'è in testa, il marchio della bestia, si manifesta come infestazione, o rime gestazione che ti spaccano la testa più di quello che ti pesta in una manifestazione. Se tu mi hai fatto un torto, io già ti voglio morto, qui tagli sopra il volto finché riconosci il volto, ti rivendo tutto quello che mi hai tolto, tu non guardarmi storto, non darmi dello scolto, non ho per il te che tu fai parte del sistema, fai da te, fai te che fai soltanto scena. Come avviene il processo creativo per arrivare alla canzone finita? Parto io. Allora, tanta marijuana, tanto alcol, isolamento totale dal mondo e musica in studio e si parte. Possibilmente stare da solo in studio e poi fare ascoltare la roba quando è quasi finito, comunque hai un tappeto abbastanza completo, diciamo così. Vi fate aiutare da qualcuno per farle o...? Siamo solo io e lui. Io e lui, in generale. Esatto, lo studio che abbiamo. Poi vabbè, magari ci affidiamo, magari per quanto riguarda le parti di mixaggio e mastering, andiamo magari a chiedere dei tecnici o altre. Sì, o però altre principalmente cose. Siamo sempre noi, però. Io e lui. Concerti, live, vi piace il palco o vi terrorizza? Diciamo che artisticamente sono nato su un palco. Cioè, potessi scegliere di governare il mondo, eliminerei la musica registrata, la farei solo più dal vivo. Se fai musica non puoi non amare il palco. Vi piace di più il momento delle prove oppure sul palco? Sul palco. Sul palco, ovviamente. Qual è il posto più bello in cui siete stati a suonare? Genova. Cinema Vecchio. Che cosa non deve mai mancare durante un vostro concerto? La presa bene e anche l'alcol. Avete un rito scaramantico prima di incominciare? A me piace tipo stare un attimo da solo prima di suonare, 5 minuti prima. Io devo bere ad un livello sufficiente per essere disinibito, ma non troppo da sbiascicare. Siamo la Walking Class, noi veniamo dal basso, tentiamo il sorpasso, caliamo giù l'asso, evitiamo il collasso, è la Walking Class. Siamo la Walking Class. Siamo la lotta di classe contro una botta di tasse. Se chi dovrebbe pagasse sarebbe pieno di casse a mani basse. Io non resto con le mani in tasca, con le pance grasse fanno parte della casta. Tu mangia fino a quando non rimane niente. La gente nel frattempo va avanti e si arrangia. Bisogna farsi il culo se vuoi essere qualcuno. Dei nessuno è 100.000, la fila comincia a cuneo. Denunce, camionette, le botte sui detenuti. Mo' chi sempre più sospette nelle notti decedute. Se discuti
torni a casa con l'epilessia, c'è una nuova malattia, si muore di polizia. Suoni i campanelli, sangue sopra i manganelli, piove rossa, figlio prendi giù nel fosso coi fratelli, coi fardelli. Noi veniamo da giù per dirvi ciao belli, ci vediamo a mai più. Noi veniamo da giù per andare più su. Noi vogliamo di... Nel rap l'immagine anche in passato è stato molto importante per voi sul palco, importante anche la parte visiva, le visual dietro, se ci sono, l'abbigliamento. Vabbè, assolutamente, comunque fa sempre parte anche un po' di uno scenario quando sei ad un live. Che sì, se c'è è figo, è una cosa in più, però non è essenziale. Essenziale è la presenza scenica, saper tenere un palco e spaccare con le rime. Domanda Jolly, lockdown, sul momento in cui siete riusciti a sviluppare il vostro progetto, un momento di chiusura totale? In realtà io ho lavorato molto bene nel lockdown, anche perché era tanti anni che non mi fermavo più per un tot di tempo, per cui per me è stata un'ottima cosa. Io invece ho scritto un EP di 7 tracce, poi l'ho stracciato perché era troppo figlio di quel momento e non volevo, insomma, proporre un EP che fosse proprio figlio del lockdown. Poi verso fine lockdown abbiamo iniziato a scrivere il disco nuovo, che è quello che stiamo portando adesso live. Social, li usate, non li usate? Sì, ma non sono fondamentali, mettiamola così. Esatto, il vero social è la strada, cioè proprio se lo fai in strada passa chiunque, dal ragazzino che ascolta rap al cinquantenne che va a giocare a bocce, non ne frega un cazzo, però se in strada è la miglior vetrina che puoi avere, perché passa la gente, ti vede, si ferma, se spacchi si ferma comunque. Avete già fatto dei videoclip? Sì. Sì, a voglia. Avete un'etichetta che vi dà una mano? Attualmente io sono per BM Records. Esatto, invece attualmente io sono fatto tutto da solo. Progetti futuri? A settembre uscirà un mio EP nuovo di all'incirca 6-7 tracce, adesso non sono ancora sicuro. Gelocidio, che è il disco che stiamo presentando anche stasera, uscirà poi sia in forma fisica che digitale prossimamente, non dico ancora quando. E poi stiamo già lavorando a roba da far uscire ancora dopo. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Calimistic su Instagram, stessa cosa su Facebook e tutto il resto. BJ from CN. Domanda di chiusura: 3 artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Tormento, Miles Davis e Paul Kalkbrenner. Ok, sono linee 3 diversi, aspetta. Jimi Hendrix, Notorious B.I.G. e l'ultimo possiamo mettere un italiano, che mettiamo? Mettiamo DJ Sciocca. Perfetto. Non puoi non conoscerlo, cazzo. Molte grazie. Grazie a te. Grazie a te, bello. Ciao ciao. Buonasera. Questa volta come passa? Guardo, lascio correre finché qualcuno inciampa. Personaggi cerca d'autore senza trama. Pedine sopra una dama che ballano la lampada. Tinte variopinte sfumano cringe. Così il bacino d'utenza si restringe. Sia mai libertà e progresso. La libertà di alzare la voce e cambiare la visione su te stesso. Scegli tra 250 social network. Scrollo compulsivo già dal mattino penso. Ci sono più frasi fatte in quello che postate, in chi votate o nella hit dell'estate. Non faccio la morale, pongo quesiti, mancano domande, risposte, requisiti. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Se parlano tutti è come se non parlasse nessuno. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Se parlano tutti è come se non parlasse nessuno. Se meglio se fate cisti, mi sembrate feticisti. Con la brava del potere la stessa di sovranisti. I ragazzi in abbondanza vittima dei giornalisti. La finanza più importanza se interessa dei lobbisti. Non vi siete presi niente, sfalitesa al presidente. Questo stato residente mai stato un tipo silente. Si sente nella mente slogan per persone vuote. Un ideale, l'ideale, ad ideare banconote. Dalla destra alla sinistra, stessa merda, stessa vista. La rivista, l'analista, l'attivista, complottista. Non mi aspetto la maniera ma stesso punto di vista. Ribastando sulla lista, bugiardo, professionista. Conflitto di interesse, come calcio scommesse. Viviamo di speranze false e di false promesse. Sono concesse le risposte alle questioni più complesse. Le opinioni sono le stesse, troppe come se piovesse. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Qui tutti parlano e nessuno ha qualcosa da dire. Se parlano tutti è come se non parlasse nessuno.